Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia su PS4 e poter giocare insieme a Red Dead Online. Bella a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo super glitch per guadagnare 2500 XP nel ruolo da commerciante e 625 dollari all'infinito su Red Dead Online. Davvero un super glitch che vi consiglio di sfruttare per diventare ricchi e raggiungere il rango 20 nel ruolo da commerciante. Per eseguire questo super glitch dovete essere almeno in due e dovete essere nella posse insieme. Attenzione orchetti, voi che eseguite il glitch non guadagnerete niente né dollari né XP, ma i 2500 XP e i 625 dollari li guadagneranno solamente tutti gli altri membri della posse. Voi che eseguite il glitch per i membri della posse, nello spaccio di Crips dovete avere i materiali in abbondanza e la merce 100 su 100. È vero, ci metterete un po', ma fidatevi, ne varrà molto la pena. A questo punto orchetti dovete avviare la consegna, potendo scegliere se avviarla locale oppure lontana. Con la consegna locale ogni membro della posse guadagnerà 500 dollari e 2500 XP per il ruolo da commerciante, mentre con la consegna lontana sempre 2500 XP per il ruolo da commerciante e 625 dollari, per cui 125 dollari in più. Una volta avviata la consegna, voi che eseguite il glitch per i membri della posse dovete guidare il carro, poi consegnarlo alla destinazione nel punto giallo della mappa e subito dopo averlo consegnato velocemente dovete chiudere l'applicazione oppure disconnettervi a internet. Io nel mio caso ho fatto la seconda. In questo momento ogni membro della posse avrà guadagnato 2500 XP del ruolo da commerciante e 625 dollari. A questo punto, se avete chiuso l'applicazione, riavviate il gioco, mentre se vi siete disconnessi a internet riconnettetevi a internet e poi dovete recarvi in free roam. Quando sarete spawnati in free roam dovete recarvi nel proprio accampamento e poi andare nello spaccio di Crips, e se tutto avrà funzionato correttamente, come ben potete vedere, avrete ancora i materiali in abbondanza e le merci 100 su 100. E a questo punto orchetti potete rifondare la posse, invitare almeno un vostro amico nella posse e continuare ad eseguire questo glitch per continuare a vendere all'infinito il carico delle merci dello spaccio di Crips. Per cui davvero un super glitch che vi consiglio di sfruttare prima che venga patchato. Come sempre, appena questo glitch smetterà di funzionare, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Super glitch davvero molto semplice da eseguire, funzionante su entrambe le piattaforme di gioco, PS4 e Xbox One. Quindi niente orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, bombardate, distruggete e disintegrate questo video di pollicione in su, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto e poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione sotto ogni video. E da Orcuverde tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!